Apriamo il Consiglio Comunale, signor segretario per l'appello. Grazie Presidente, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allegra Manuela, Andretta Daniele, Ballare Andrea, Bianchi Laura, Brusti Edoardo, Canelli Alessandro, Collodel Mauro, Colombi Vittorio, Contartese Michele, De Grandi Sivan, Foti Elena, Franzinelli Mauro, Freguglia Flavio, Gagliardi Pietro, Jacopino Mario, Impaloni Elia, Lanzo Raffaele, Macaro Cristina, Marnati Matteo, Matius Walter, Murante Gerardo, Niedo Erika, Nieli Maurizio, Palladini Sara, Pasquini Arduino, Piantanida Luca, Picozzi Gaetano, Pirovano Rossano, Ricca Francesca, Strozzi Claudio, Tredanari Angelo, Bigotti Paola, Zamponi Annunziatino. Grazie e buon lavoro. Allora, noi avevamo parlato, ci siamo sentiti con i capigruppo per un paio di questioni e avevamo deciso subito in inizio di consiglio di fare una breve sospensione. Così era stato discusso. Così mi pare ieri avevamo convenuto di fare una piccola sospensione per parlare, non lo so, io ero rimasto a quello che ci siamo detti ieri, quindi va bene. Allora diciamo che facciamo una pausa con il capigruppo senza sospensione, quindi va bene. Noi siamo rimasti d'accordo così ieri, adesso mi dite diversamente. Cioè, sospendiamo 10 minuti prima di cominciare, di modo che parliamo di quello del 12 della commissione e di una cosa che definiamo, di modo che poi rientriamo e partiamo spediti. Che cosa? No, io ero rimasto che avremmo sospeso prima di iniziare il consiglio, di modo che facciamo subito una capigruppo. Il sindaco parlava di un incontro privato tra di voi, probabilmente. Quindi sospendiamo 10 minuti e ci troviamo il capigruppo e poi rientriamo e ripartiamo col consiglio. Grazie. Però Matteo, se devo riprendere il consiglio dobbiamo essere dentro, se non ci siamo cosa riprendo? Oggi è... Ci sono le interrogazioni? Ci sono le interrogazioni, però io ho una mozione urgente presentata dal Movimento. Se la consigliera Vigotti ha la mozione urgente presentata dal Movimento sui pozzi Carpignano, io faccio presente che questa mozione è già all'ordine del giorno come mozione presentata dal 5 Stelle. E il 5 Stelle adesso ripresenta un'altra mozione urgente su una mozione che è già all'ordine del giorno delle mozioni, probabilmente perché variate il testo. Quindi qualora questa mozione sostituisce, sì, esattamente, se viene votata l'urgenza discutiamo questa. Sì, io consigliera Vigotti le dico solo questo: se viene votata l'urgenza questa mozione viene discussa al primo punto delle mozioni. Sì. Se non viene votata l'urgenza questa mozione va in coda a tutte le mozioni. Ho capito, lo so. E quindi va anche dopo la mozione che avete presentato? No, quella rimane. Ma è due mozioni uguali con due dispositivi diversi? No, non sono diversi dispositivi, sono diverse le premesse, cioè noi abbiamo modificato le premesse per motivare un'urgenza. Vabbè, comunque illustri la mozione.
Sì, allora la mozione riguarda i pozzi di Carpignano Sesia, di cui siamo tutti informati. Sappiamo che il 1° giugno è stato emesso un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha di fatto dato il via libera a queste perforazioni. Le perforazioni, di cui siamo tutti già molto preoccupati di per sé, hanno evidenziato alcune criticità, nel senso che le nostre paure erano fondate, perché queste prescrizioni del Ministero indicano intanto elementi tettonici attivi e pericolosità sismica dell'area. Quindi ci fanno capire che potrebbero esserci dei rischi addirittura di eventi tellurici in caso di perforazioni. E poi un'altra criticità che viene indicata dal Ministero è che chi si occuperà delle trivellazioni dovrà effettuare un monitoraggio continuo sulla qualità fisico-chimica dell'acqua di falda. E nel caso si verifichino contaminazioni, dovrà approntare un piano di approvvigionamento idrico di emergenza dei sistemi di fornitura dell'acqua potabile dei comuni circostanti l'area di intervento. E ricordiamo che tra questi comuni c'è anche Novara. Per cui, alla luce di questo, noi riteniamo necessario e urgente approvare una mozione con cui il Comune di Novara prenda una posizione chiara contro questo intervento prossimo venturo dell'ENI. Perché abbiamo visto la necessità di aumentare la massa critica di tutti i comuni che in provincia di Novara si sono già espressi contro questo intervento. Più siamo e più abbiamo voce, e non è concepibile che il comune capoluogo di provincia tuttora taccia e rimandi l'urgenza di prendere una posizione su questo tema. Per cui questo è il motivo per cui, dato gli ultimi sviluppi, abbiamo ritenuto di chiedere al Consiglio Comunale di votare con urgenza la discussione di questa mozione. Grazie. Consigliera Vigotti. Consigliere Marnati. Sì, grazie. Allora, visto che è stato presentato un nuovo documento e si era deciso alla vecchia commissione, alla precedente commissione, proprio su questo tema, che avremmo fatto un testo unico di tutte le forze politiche. Così non è stato, mi dispiace. Allora, a questo punto anche la maggioranza, che su questo tema ha tanto da dire, anche perché in maniera probabilmente anche un po' ingiusta, è uscito sui giornali che noi non vogliamo discutere di questo tema e che siamo addirittura favorevoli. Quindi noi vogliamo presentare un emendamento. Se tale emendamento non dovesse essere accettato, vuol dire che c'è una speculazione politica su questo tema. Quindi adesso noi lo presentiamo, ve lo facciamo giustamente vedere. Se lo accettate, anche noi siamo d'accordo, quindi a discuterne, visto alla luce di tutto quello che è successo l'1° giugno, che è uscito il decreto, che ha dato parere favorevole, contrario quindi alle decisioni del territorio. Quindi a questo punto, alla luce di queste nuove situazioni, è giusto approfondirne. Adesso io cosa faccio? Lo leggo o ve lo presento prima? No, la procedura è che mi ha chiesto di intervenire dicendo che, siccome su questa cosa qua la maggioranza avrebbe un... vorrebbe emendare la mozione. No, ma ho capito. Ma però, cioè, io sono stato una riunione di là e non mi facevano parlare. E qua non mi fate esprimere un concetto. Se mi fate esprimere un concetto, bene, se no parlate voi. Stavo dicendo che il consigliere Marnati, rispetto alla vostra mozione urgente, mi ha chiesto di intervenire per dire che la maggioranza era disponibile a votare l'urgenza rispetto alla volta scorsa che non l'aveva votata, partendo dal presupposto che comunque la maggioranza vorrebbe presentare ai proponenti della mozione un emendamento. Punto. Se vota l'urgenza adesso, basta. Poi dopo presenteranno l'emendamento, sì. E dopo deciderete se accettare o no. Per decidere l'urgenza volevo capire da voi. E loro decideranno se votare o no. Ma certo, no. Non adesso. Lui vuole leggere l'emendamento, ma non mi avete fatto dare il tempo neanche di intervenire, perché intervenite voi. Lui l'emendamento non lo legge. L'emendamento lo presenterà dopo. Ha solo dato una disponibilità da parte della maggioranza a votare l'urgenza, perché la maggioranza proporrebbe un emendamento su quella mozione. Così è.
È così. Ma dopo, non adesso. Adesso si vota l'urgenza. Dopo accetteranno l'emendamento e se lo accetteranno. Questo è il regolamento. Adesso si vota l'urgenza, punto. Cioè, no, non vale l'anarchia. Qua ci sono io che faccio rispettare il regolamento, adesso si vota l'urgenza. Poi lui ha solamente detto che proporranno un emendamento e basta. Ancora. No, ma non può, ma non è così. Chiedendo al Movimento 5 Stelle, che la procedura è ovvio che non posso presentare adesso un emendamento perché dobbiamo votare l'urgenza. Se lo accettate, almeno noi sappiamo se dare questa urgenza o no, questo è il tema. No. Perché se no, scusate, voi presentate un testo che è simile all'altro apposta, dopo che in commissione si è deciso di fare un testo unico. Comunque, io derimere la matassa? Allora, voi presentate l'urgenza. Loro l'urgenza decideranno di votarla o non votarla, non lo so. Se la voteranno, comunque presenteranno un emendamento. Se chi presenta la mozione accetterà l'emendamento, probabilmente la maggioranza sarà soddisfatta e voterà la mozione. Qualora non accetterà l'emendamento, probabilmente la maggioranza non voterà la mozione. Cioè, stiamo facendo un panegirico che non serve a nulla. Quindi, loro hanno presentato la mozione, io metto in votazione l'urgenza. Chi vuole votare a favore? Rispetto all'urgenza. Unanimità, quindi la mozione ha avuto il credito di urgenza. Quando sarà il momento, consigliere Marnati presenterà l'emendamento. Adesso hanno chiesto di presentare una mozione urgente anche il Partito Democratico. Consigliere Pirovano, se vuole illustrarla. La 50. 50. Grazie Presidente. Allora, la mozione urgente verte sulla questione dei rifiuti e della sperimentazione dei rifiuti che è partita dal primo di giugno per Nate. Presidente, leggo la mozione o la illustro? Bene. Allora, sostanzialmente, visto che dal primo di giugno è partita questa sperimentazione nella frazione di Pernate, ci siamo ritrovati ad avere un servizio in qualche modo in quella frazione ridotto, nel senso che, e lo spiego, l'umido dal primo di ottobre partirà, ci sarà un passaggio anziché una volta, due volte alla settimana come succede adesso e come succede in tutto il resto della città, ci sarà un passaggio settimanale, perciò c'è una riduzione del 50% della raccolta dell'umido, ma non solo. Per quanto riguarda l'indifferenziata, oggi, ed è il pezzo sostanziale, quello che è cambiato molto, praticamente oggi c'è un passaggio settimanale per la raccolta indifferenziata, da subito, insomma, dal primo di giugno questo passaggio sarà quindicinale. Questo cosa vuol dire, Presidente? Che i cittadini di Pernate non solo dovranno tenersi, come dire, il sacchetto in casa per 15 giorni, ma non è solo quello il disagio, ma c'è un ulteriore disagio, che se quel sacchetto non viene conferito nell'apposito cassonetto pieno, viene calcolato il vuoto per pieno, nel senso che se io metto un sacchetto metà nel cassonetto dopo 15 giorni, perché magari io in 15 giorni l'ho riempito solo a metà perché ho differenziato bene, io me lo devo tenere ulteriori 15 giorni perché loro ripassano tra dopo ulteriori 15 giorni, perché o lo metto dentro il cassonetto metà e pago per pieno, perché io almeno a casa mia noi abbiamo un cassonetto condominiale con un badge, questo badge praticamente apre uno sportello e tu conferisci dentro questo cassone grosso il sacchetto. Faccio notare, Presidente, che una volta che io apro questo sportello, che si apre lo sportello col badge, io posso mettere qualsiasi tipo di, come dire, di rifiuto, perché non c'è un riconoscimento poi del sacchetto, perché il sacchetto non è conforme, è solo il badge che ti calcola quanto tu, come dire, rifiuto metti dentro in questo cassonetto. Perciò secondo me va rivista anche questa cosa qua, ma nella sperimentazione, voglio dire, ci sta che venga fatto questo tipo di percorso. Però onestamente, signor sindaco,
e anche, mi rivolgo anche all'assessore Moscatelli, i cittadini di Pernate, che sono da sempre i più virtuosi in questo campo e che si prestano anche a fare questo tipo di sperimentazione in maniera corretta, perché è giusto che, se poi deve essere il modello che viene esportato in tutta la città, dobbiamo avere, come dire, un riferimento preciso. Io credo che sia giusto in qualche modo ridurre la Tari per l'anno di sperimentazione ai cittadini di Pernate che, come dire, stanno facendo questo, in qualche modo hanno un disagio, perché si devono tenere 15 giorni, a volte anche un mese, l'indifferenziato in casa, si devono tenere poi l'umido, anziché due volte alla settimana, ma una volta alla settimana passano a ritirare l'umido. Credo che un riconoscimento da questo punto di vista, sotto l'aspetto della Tari, sia una questione corretta. Per cui io ho presentato questa mozione, dove sostanzialmente chiedo che per l'anno di sperimentazione ci venga riconosciuto alla frazione di Pernate, ai cittadini di Pernate che stanno svolgendo in maniera corretta e ligia questa sperimentazione, una riduzione del 50% della Tari. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Pirovano. Io metto in votazione la richiesta di urgenza della mozione, quindi chi vota a favore? Va bene. Se la discutiamo dopo, è scaduto l'anno, non so più. Se è finita dopo. Vabbè, ma li calcoli. E dovetti pensarci prima. Va bene, chi vota? Siamo in votazione. Beh, ascolta, non mi fai pagare la... Ascolti, consigliere Pirovano, abbiamo... Presidente, siamo in votazione. Vale per... Chi vota contro? Però siamo disposti a discutere, ci mancherebbe altro. Va bene. L'urgenza non esiste qua. Va bene. Passiamo... io devo comunicare... No, ma è giusto considerazioni, siamo disposti a discuterle, ma l'urgenza non c'è. Cioè, adesso sono tutti urgenti, ragazzi. Allora, signor sindaco e consigliere Pirovano, io vorrei andare avanti con i lavori. Se avete da parlare, uscite voi due, vi parlate, vi presto anche l'ufficio. Ho andato ufficio al sindaco, io vorrei andare avanti con i lavori. Grazie. Allora, partiamo, io avevo da comunicare la giustificazione del consigliere Matius, che è in convalescenza, l'assenza dell'assessore Perugini, che arriverà alle 10.30, l'assenza dell'assessore Borreani e Bongo per impegni istituzionali, e i consiglieri Collo delle Brusche, che mi hanno comunicato che non ci saranno nel pomeriggio. Questo è quanto. Non so se il sindaco abbia delle comunicazioni da fare. Partiamo con l'ora di interrogazione. Sono le 10:03. Allora, interrogazione gruppo Ionovara, non c'è nessuno, via. Interrogazione Ionovara, non ci sono i presentanti, via. Passiamo interrogazione Movimento 5 Stelle. Oggetto, interrogazione vigile di quartiere. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, considerato che l'apprezzamento generale dei cittadini in merito all'istituzione della figura del vigile di quartiere è nota, non c'è sviluppo senza sicurezza. La sicurezza è elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico. Tale figura sarebbe un utile deterrente per il contrasto alla diffusione della microcriminalità, ormai percepita come una vera e propria preoccupazione dei cittadini. È necessario mettere in atto efficaci politiche integrate di sicurezza, affiancando alle attività preventive e repressive svolte dalle forze polizia stradali e locali misure per migliorare l'illuminazione pubblica e di sostegno sociale. Preso atto che all'interno del DUP, all'indirizzo strategico 4, a Novara si vive sicuri, missione ordine pubblico e sicurezza, programma polizia locale, si specifica al punto 5 tra gli obiettivi introduzione della figura del vigile di quartiere di prossimità. Si interroga l'assessore competente su la data esatta entro la quale verrà istituita la figura del vigile di quartiere, in quali quartieri di Novara verrà istituita la figura del vigile di quartiere, con quale frequenza e turnazione lavorativi i vigili di quartiere sorveglieranno i quartieri a loro assegnati, quanti operatori denominati vigili di quartiere saranno operativi per quartiere, quali tipi di corso di formazione per l'acquisizione delle competenze necessarie verranno attivate e in quale data, quali saranno le modalità e gli strumenti a disposizione del vigile di quartiere per integrare e collaborare con i cittadini residenti nel quartiere, la spesa totale relativa all'istituzione della figura del vigile di quartiere che verrà inserita a bilancio. Risponde l'assessore Paganini. Prego, assessore. Buongiorno. La figura del vigile di quartiere è stata introdotta il 4 aprile.
Al 4 aprile in via sperimentale è stata predisposta una programmazione giornaliera dei servizi, random ovviamente, tenendo conto del personale a disposizione, di cui poi vi darò copia in modo che possiate vederli. È un servizio nuovo e delicato e viene svolto da una pattuglia che lo fa a piedi, è visibile nel quartiere, raccoglie segnalazioni da parte dei cittadini, commercianti o d'altro. L'attività viene annotata sul rapporto di servizio giornaliero. A partire dal mese di settembre 2016 sono stati portati a termine già 3 corsi di aggiornamento sulle tecniche operative e sulla redazione degli atti di PG, che hanno visto coinvolti 31 operatori del comando di polizia locale presso la caserma Bracci della questura di Novara. I corsi sono stati tenuti da funzionari di polizia di Stato e autorizzati dal questore, sentito anche il Ministero dell'Interno. E ci tengo a sottolinearlo, non hanno comportato alcuna spesa per il Comune perché sono stati fatti gratuitamente. Il 18 maggio è iniziata la quarta tornata di questo corso, che non solo vede coinvolto il restante personale addetto alla viabilità e quindi una decina di vigili, ma insieme a loro sono stati e frequentano questo corso i vigili di Romentino, di Gagliate, di Bellinzago e di Trecate. Le modalità e gli strumenti a disposizione degli agenti nei quartieri per interagire e collaborare con i cittadini residenti sono gli stessi in uso alle pattuglie del pronto intervento a controllo del territorio, anche se svolgono il servizio prevalentemente appiedato. Hanno a disposizione la vettura completa delle dotazioni necessarie al servizio di vicinato, radio, ricetrasmittente, modulistica, fabbisogno per rilevazione incidenti e altro. Quanto ai corsi regionali, è previsto che siano svolti ogni 5 anni, tuttavia l'ultimo è stato svolto nel 2010, c'è stato un ritardo, quindi ci siamo inseriti in surroga anche a questo ritardo autonomamente con i corsi che sono stati istituiti, e le problematiche non sono ascrivibili al Comando di Polizia Locale di Novara, ma sono di carattere centrale, in questo caso regionale. Mi fa piacere sottolineare che nel 2016 è stato effettuato addirittura non un addestramento al tiro, ma ne sono stati effettuati 2, e il secondo, per accordi presi con questa amministrazione, è stato a titolo gratuito. Nel 2017 per un corso sono a disposizione 6.956 euro nel capitolo 770140/9. È da poco arrivata una comunicazione, però qui vi darò un aggiornamento in tempo reale, che la Regione metterà a disposizione dei fondi, li ha messi a disposizione, per un corso sul vigile di prossimità e uno sul bullismo, a cui ovviamente, una volta definite le modalità organizzative di svolgimento, sarà inviato il personale. Io qui vi scrivevo che a breve era firmata al 25 maggio 2017, aggiornata a tale data, sarebbe stata istituita una piccola unità operativa, al momento 2 agenti e un ufficiale, che avrebbe continuato a occuparsi sia di educazione stradale, come già fa da tempo, e di bullismo, e in pratica una sorta di tutela a fasce deboli. E ci sono stati già alcuni incontri con le scuole, e devo dire che la settimana scorsa è stata definita e istituita nell'ambito della microstruttura proprio questa unità di prossimità sperimentale con 2 agenti, un ufficiale di PG. Pensate che a Torino per il nucleo di prossimità sono impiegate 60 persone. Approfitto dell'occasione per dirvi che il 16 giugno presso la scuola Bellini si terrà proprio un convegno dedicato, a cui parteciperanno il procuratore della Repubblica di Novara, il procuratore della Repubblica dei minori di Torino, l'avvocato Pennetta, esperta nella materia, il commissario Bouquier del nucleo di prossimità di Torino e il sottoscritto in qualità di relatori, e ovviamente gli agenti che inizieranno questo tipo di unità sperimentale. Proprio ieri, nel corso del giuramento dei 32 nuovi assunti a livello regionale, l'assessore Ferraris da una parte si è detto lieto del fatto che Novara abbia anticipato addirittura i tempi con la creazione di questa unità di prossimità, e contestualmente ha reso noto che ha scelto proprio Novara per il primo corso di bullismo, cyberbullismo, che si terrà facente capo alla Regione Piemonte
che ha già impegnato i fondi da destinare a queste giornate di studio. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Jacopino per la soddisfazione. Grazie Presidente, grazie Assessore. Per la completa soddisfazione manca una risposta, forse si è dimenticato, che sarebbe la seconda. In quali quartieri di Novara verrà istituita la figura del vigile di quartiere? No, forse lei è sfuggito, vi darò su tutti i quartieri di Novara, vi darò quindi tutti poi i quartieri. Vi darò qui la turnazione che per motivi di riservatezza vorrei non dire ufficialmente, e vi faccio anche presente una piccola cosa: oltre al servizio presso la stazione, oltre ai vari quartieri, questo servizio attualmente riguarda le due tornate, i primi due turni, ed è random perché il personale è quello che è. E abbiamo per esempio nella giornata di giovedì, visto che i vigili della viabilità sono residualmente impegnati nell'ultimo corso che è stato attivato ed è giunto al terzo modulo e sono tutti, ovviamente nella giornata di giovedì questo servizio non viene reso, ma solo temporalmente, perché poi, ripeto, dal 4 aprile i vigili dei quartieri stanno già facendo il loro lavoro nell'ambito dei quartieri che sono prescelti di giorno in giorno con una programmazione di carattere voglio dire riservato, ma che vi fornirò. Vi ho fatto anche la risposta scritta, non l'avete chiesta, ma mi faceva molto piacere condividere con voi questo fatto. Grazie. Grazie Assessore. Prego consigliere. Grazie Assessore, aspettiamo la risposta scritta per la completa soddisfazione. Sicuramente bisognerà partire dai quartieri periferici, perché il vigile quartiere è una figura importante che anche il 5 Stelle aveva in programma l'anno scorso. Per un servizio a tempo pieno sicuramente, a mio avviso, dovranno essere fatte anche delle assunzioni, perché il personale ad oggi non basta, soprattutto se saranno in tutti i quartieri, in contemporanea, tutti i quartieri cominciando dai periferici. Sicuramente non solo i vigili quartiere dovranno fare dei corsi di aggiornamento, ma anche altri servizi comunali, perché il vigile quartiere è la prima persona che è sul campo, che raccoglie le informazioni poi da dare agli altri uffici. Quindi attendo di leggere per la completa soddisfazione. Intanto la ringrazio, grazie Presidente. Grazie consigliere Jacopino. Va bene, qui tutti sono soddisfatti. Passiamo alle interrogazioni del gruppo Io Novara. C'è l'interrogazione numero 157, che è quella che riguarda il centro sociale Novara di Viale Giulio Cesare, alla quale io avevo come risposta l'assessore Borreani, ma l'assessore Borreani per impegni istituzionali non è presente in consiglio, si è giustificata, e quindi aspettiamo che ci sia lei per dare risposta. Poi c'è la 158, sempre del gruppo Io Novara Fratelli d'Italia, ne do lettura. Prego, consigliere Gagliardi. L'assessore Borreani ha mandato una mail qualche giorno fa che... Non faccia battute, consigliere Andretta, mi creda, sono stucchevoli e credo che si divertano in pochi alle sue battute. L'assessore è impegnato per istituzionalmente e io non consento a lei di fare battute nei confronti dell'assessore. Le chiedo cortesemente, no, non è una verità, l'unica verità è che bisogna avere rispetto, cosa che lei in questo momento non ha per l'assessore Borreani. L'assessore ha un impegno istituzionale, va bene? L'assessore ha un impegno istituzionale. Ascolti, le chiedo cortesemente di non continuare a... Consigliere Andretta, l'ho già espulso una volta, non vorrei fare la seconda volta. Vada. E impari ad avere rispetto degli assessori e degli impegni istituzionali, e le battute le faccia al bar. Si giri verso i giornalisti per una foto. Allora, andiamo avanti. Lei deve evitare di prendere in giro e fare battute arroganti nei confronti degli assessori, va bene? Che cosa?
il rispetto. L'assessore ha mandato una giustificazione. L'assessore è giustificato. L'assessore è giustificato. Si vergogni lei. Si vergogni lei. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, va bene. Sì, va bene, va bene. Ancora. Allora, il problema del traffico cittadino. C'era un'interrogazione. È qua. Voi, è qua. Ma la 158. È qua. Ah, adesso. Sì. Interrogazione 158. Il problema del traffico cittadino è noto da tempo sul nostro territorio comunale. Il quartiere di Vevere è oggetto di interventi diversi in scantiere, alcuni di questi protrattisi da diversi anni. Che la tangenziale della frazione è tuttora un quartiere aperto con una sede stradale provvisoria e impianti semaforici a ridosso del centro abitato. Io sto leggendo. Faccia una cosa, la lega lei, visto che legge meglio. La lega lei, visto che legge meglio. Io faccio di tutto e di più. La sto dando lettura. La sto dando. Sì? Beh, anch'io so che lei può fare meglio, mi creda. Mi creda, molto meglio di quello che del piccolo spettacolo che ha dato prima. Quindi, che la tangenziale della frazione è tuttora un cantiere aperto con una sede stradale provvisoria e impianti semaforici a ridosso del centro abitato di Veveri, anche la rotatoria di immissione al Corso della Vittoria risulta essere da molto tempo provvisoria e delimitata da dissuasori. Ma io cosa devo dire? Cioè... Ancora. So, io, cioè, il problema del traffico cittadino è noto da tempo sul territorio comunale. Ma io cosa devo fare? Io così leggo. Cioè incredibile. Cioè, ho letto centinaia di interrogazioni, questa mattina non va bene. Cioè, il problema del traffico cittadino è noto da tempo sul nostro territorio comunale. Pausa. Il quartiere Veveri è oggetto di interventi da diversi cantieri, alcuni di questi protrattisi da diversi anni. Che la tangenziale della frazione è tuttora un cantiere aperto. Ma insomma, io non so come leggere. Se leggo in un modo non va bene, se leggo in un altro non va bene. Ma cosa devo fare? Ma sto leggendo piano per far capire. Ma io leggo nuovamente, l'ho fatto 3 volte, ma non va bene. E cosa devo fare? L'ho fatto 3 volte. Il quartiere del traffico cittadino è noto da tempo sul nostro territorio comunale. Il quartiere di Veveri è oggetto di interventi di diverse... Insomma, io, ma ascolta, ma cosa devo fare? Cioè, ma è una polemica sterile. Cioè, io sto leggendo come tutte le altre volte. Non vedo perché stamattina dobbiamo fare questa polemica. O è un problema del microfono, non so cosa dirvi, ma cioè, posso cominciare? Se magari facciamo silenzio in aula, forse si sente, perché magari un po' di silenzio in aula, forse magari sentite meglio. Cosa volete che vi dica io? Io mi sto sgolando, cioè. Cioè, io mi sto sgolando, ma non riesco a farmi sentire, non so cosa dire, cioè, più che leggere. Ma come faccio a leggere? Vai a leggere normale, dai. Vai avanti a leggere. Il problema del traffico cittadino è noto da tempo sul nostro territorio comunale. Il quartiere Veveri è oggetto di interventi di diversi cantieri, alcuni di questi protrattisi da diversi anni, che la tangenziale della frazione è tuttora un cantiere aperto, con una sede stradale provvisoria e impianti semaforici. A ridosso del centro abitato di Veveri, anche la rotatoria di missione al Corso della Vittoria risulta essere da molto tempo provvisoria e delimitata da dissuasori provvisori in plastica. Interroga un sindaco e la giunta per poter conoscere, per ogni singolo quartiere attualmente in essere, attinente alla viabilità della frazione di Veveri, quali siano state le date di fine lavori originariamente previste e quali gli eventuali motivi di ritardo. Risponde l'assessore Moscatelli. Ecco, questo. Grazie. Grazie Presidente. Attualmente il quartiere di Veveri e la prossimità al quartiere è investito da 3 cantieri. Uno che è un cantiere comunale, di cui adesso poi darò il dettaglio,
l'altro è un cantiere riferito ad opere di urbanizzazione sulla rotatoria di Corso della Vittoria, Via delle Americhe, che è in capo all'Anteco, e il terzo cantiere è quello della società autostradale sul Cavalcavia. Per quanto riguarda il cantiere comunale, è un intervento che ha visto, vede la realizzazione di due rotatorie, precisamente la rotatoria provenendo da Bellinzago e mettendoci nella via Verbano, la rotatoria per Cameri, la terza rotatoria a cui si fa riferimento nella interrogazione è quella che ancora manca alla realizzazione. Il primo, quindi, l'intervento attuale, che è partito sostanzialmente il 14 giugno del 2016 e prevedeva quindi opere per 180 giorni, si è concluso, e poi spiegheremo le motivazioni, il 25 maggio del 2017. Avrebbe dovuto concludersi il 10 dicembre del 2016. Quali erano le opere? Dicevo, due rotatorie, una pista pedonale ciclabile realizzata con la passerella sul Quintino Sella, poi un intervento quindi riportando il traffico veicolare a doppio senso dalla rotatoria verso quindi Cameri, che attualmente invece era precedentemente solo a senso unico, e il doppio senso sulla via Guido Rossa. Che cosa si è realizzato? Si sono realizzate, e poi un intervento, nell'intersezione con la via Buslacchi. Sostanzialmente si sono realizzate le due rotatorie, la passerella per la pista ciclo pedonale, e quindi si è riaperto il traffico al doppio senso sia sulla via per Cameri che sulla via Guido Rossa. Rimane da realizzare, poiché i fondi che erano stati previsti per gli interventi sono stati sufficienti semplicemente a realizzare le due rotatorie, la pista, la passerella e l'intersezione, l'intervento sull'intersezione di via Buslacchi, rimane a questa amministrazione ovviamente di finanziare poi la terza rotatoria, che è quella che immette in via Guido Rossa. Perché i tempi si sono prolungati? Perché quindi abbiamo avuto due interruzioni. Una che è partita il 12 ottobre e si è conclusa il 27 di marzo, in quanto c'è stata la necessità della programmazione e della progettazione di una perizia di variante. Perché? Perché non era stato nel progetto previsto il sistema della raccolta delle acque piovane in fognatura, pertanto è stata realizzata i 200 metri lineari di fognatura, in quanto precedentemente si pensava nel progetto originario di utilizzare degli scarichi che invece sono si è appreso in corso d'opera che erano di carattere privato. È stata un'interruzione di, sembra così lunga, necessaria, torno a ripetere, per la perizia di variante, per la progettazione e quant'altro, ma è stata un'interruzione semplicemente di 53 giorni, perché poi si è continuato a lavorare su altri settori. La seconda interruzione è stata dal 28 di ottobre al 6 di febbraio, 28 ottobre 2016 al 6 di febbraio, perché si è dovuto attendere l'abbassamento delle acque del canale per poter operare fare degli interventi di opere spondali e per poter posare le fondamenta della passerella di cui stiamo parlando, della pista quindi ciclopedonale. È stata un'interruzione totale di soli 16 giorni, perché intanto si è intervenuto su altri settori.
sono concluse, quindi sono stati dati 90 giorni di proroga, concessi 90 giorni di proroga per, torno a ripetere, la progettazione e la realizzazione delle opere che non erano previste, sostanzialmente la fognatura, i 200 metri di fognatura pubblica che si è realizzata. Le opere complessivamente si sono concluse al 25 di maggio, alla fine di maggio, manca semplicemente da rifare il tappeto di asfaltatura. Gli altri interventi non sono ovviamente legati alle competenze comunali, perché la società autostradale, conosciamo tutti i tempi ormai credo veramente biblici per l'allargamento dell'autostrada. L'altro intervento invece dell'Ampeco ormai è quasi prossimo ad essere concluso. Grazie Presidente. Grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliere Andretta. Qui manca, l'hanno rubato, questo qui è rimasto questo. Oggi mi pare che tutto il Consiglio sia un po' nervoso, quindi anche lo Presidente, noi confidiamo in lei. No, evidentemente sulla corretto svolgimento dei lavori. Che lo streaming. Prego, scusi, consigliere. Volevo chiedere se è stata distribuita la risposta scritta. Ancora no, Silvana, ma non c'è problema, l'attendiamo comunque. Sei stata molto meticolosa. Sì. Ma grazie, ringrazio l'assessore che ha fatto una precisa ricostruzione, ci ha fatto comprendere che effettivamente c'era qualcosa che non andava. Lo spirito assolutamente costruttivo con il quale è stata presentata questa interrogazione arrivava proprio da diverse segnalazioni da parte degli abitanti della zona di Veveri, ma anche di altri quartieri che devono percorrere quel tratto di strada nel momento del traffico veicolare. La prima considerazione che voglio arrivare a fare che è il motivo poi della mia almeno parziale soddisfazione, è che da quando, anche in questo caso, come è già accaduto in passato, da quando abbiamo presentato la nostra interrogazione a quando è subito intervenuta una particolare operosità, in questo caso da parte della ditta privata, perché onestamente noi abbiamo fatto un sopralluogo proprio questa settimana, abbiamo visto che almeno per la parte, diciamo, chiamiamo quella del centro commerciale, non facciamo marche, non facciamo spot, non citiamo le marche, non facciamo spot, perlomeno da quella parte effettivamente l'operatore privato ha pressoché completato i lavori, e quindi questo ce lo prendiamo sia anche come merito da parte dell'amministrazione, anche un po' da parte di merito nostro che abbiamo presentato l'interrogazione. Sulle prime due risposte sto andando al contrario, ma spero che non cambi il risultato finale, aver modificato l'ordine degli addendi. Sulle prime due situazioni abbiamo compreso che c'era effettivamente qualcosa che non andava, cioè due interruzioni di lavori, protrattisi nel tempo, magari anche ancora una carenza di reperimento delle risorse finanziarie, ci fa capire che almeno sulla parte, diciamo, completamente comunale, forse è meglio accelerare un po' più, alzare un po' il ritmo, ecco, lo diciamo così in tempo, lo diciamo così anche questo in maniera costruttiva, poi anche perché poi si può capire che a seconda dei momenti possono esserci delle convenienze da parte del privato che magari si trova ad avere appunto convenienza di allungare i tempi di consegna, o magari anche del comune che può risparmiare nel frattempo qualche soldino. Noi pensiamo che questa zona, che è particolarmente segnata da parte dei cantieri, abbia bisogno di una più diretta attenzione. E questo perché non lo può fare il comune? Lo può fare anche il comune facendosi sentire, alzando la voce, perché è vero che Società Autostrade è una società importante che vola un po' sopra la nostra testa, però è altrettanto vero che il prolungarsi del cantiere sta creando delle difficoltà sui cittadini novaresi. Credo che se anche il signor sindaco o chi per lui possa alzare la cornetta del telefono e far notare che questi tempi di consegna si stanno dilungando ormai oltremodo, credo che possa avere comunque un'enfasi positiva, per cui ringraziamo l'assessore per la comunque completa risposta, di cui siamo soddisfatti.
nel merito delle risposte, proprio in virtù di quanto la nostra soddisfazione può essere invece soltanto parziale. Comunque ringrazio. Grazie consigliere Andretta. Interrogazione 165, Partito Democratico. Nel mese di dicembre 2016 abbiamo appreso dalla stampa locale che il nido panda del comune di Novara ha segnalato un problema di non potabilità dell'acqua calda erogata dagli... È risolto il problema. Interrogazione numero 166, gruppo Consiglio Partito Democratico. Interrogazione. Premesso che la piscina del Terdoppio è frequentata ogni giorno da centinaia di persone che svolgono attività di nuoto libero e corsi di nuoto per tutte le discipline natatorie, considerato che da diversi anni il Comune di Novara, in collaborazione con le società di nuoto e con l'accordo della FIN, organizza direttamente la scuola di nuoto comunale, visti gli ottimi risultati ottenuti in termini di iscritti in tutto, il tutto grazie al grandissimo lavoro fatto dagli istruttori qualificati messi a disposizione dalla società di nuoto, considerato che l'assessore Perugini, in occasione della terza commissione, ha dichiarato che il Comune di Novara, a partire dal 21 febbraio, si sarebbe fatto carico direttamente del costo degli istruttori di nuoto, tutto ciò premesso si interrogano il sindaco e l'assessore competente per conoscere per quale motivo non si è proceduto direttamente da parte del comune a pagare il costo degli istruttori come previsto dalla delibera di giunta comunale numero 71, considerato che l'assessore Perugini ha più volte annunciato, sia in commissione sia agli organi di stampa, che era praticamente già tutto sistemato. Per quale motivo l'accordo con le società di nuoto è stato interrotto il 21 febbraio? Per quale motivo non si è provveduto a far ripartire l'accordo dal 1 gennaio 2017, lasciando di fatto per quasi due mesi gli istruttori senza stipendio? Come si intende regolarizzare il mancato stipendio, pagamento degli stipendi degli istruttori di nuoto per il periodo che va dal 1 gennaio al 21 febbraio 2017, visto quanto previsto dalla delibera di giunta comunale 96 del 4 aprile 2017? Si richiede risposta scritta orale, risponde l'assessore Perugini. Prego assessore. Grazie presidente, anche qui sarebbe risolto, però non so se c'è un metodo diverso. Non la ritirate? Non sappiamo niente. Ah, pensavo di averla informata. Allora, intanto una precisazione, dopo il tutto ci ho premesso, si dice l'assessore Perugini ha più volte annunciato sia in commissione che agli organi di stampa che era praticamente già tutto sistemato. Io non ho mai annunciato che fosse già tutto sistemato, perché non sono parole che mi appartengono, e se risulta su qualche organo di stampa o su qualche verbale il fatto che io abbia dichiarato già tutto sistemato, fatemelo sapere, perché evidentemente soffro o dei problemi di memoria. Detto questo, allora, la delibera di giunta comunale numero 71 del 14 marzo 2017 ha dato indicazione ai dirigenti dei servizi personale e servizio sviluppo degli eventi sportivi e del turismo di attivarsi per la presa in carico da parte del comune degli istruttori necessari per svolgere le attività di cui abbiamo parlato. Con nota 14641 del 2 marzo 2017 era stato confermato l'impegno da parte dell'amministrazione alla stipula di contratto di collaborazione a favore dei singoli istruttori. Alla data del 1 di aprile non era stato adottato alcun atto attuativo della predetta delibera al fine di mettere a disposizione gli istruttori per garantire il funzionamento della scuola di nuoto attivata già a far data dal 21 febbraio. Valutata con il servizio personale la sostanziale improcedibilità in termini giuridici e di tempo, di attuazione delle procedure per esperire la ricerca del personale qualificato e la sottoscrizione di idonei contratti di lavoro o di contratti di collaborazione, ed in relazione alle proteste degli istruttori per il mancato pagamento dei compensi del mese di gennaio, l'amministrazione, con deliberazione numero 96 del 4 aprile 2017, ha assunto la presa in carico del costo degli istruttori di nuoto mediante il rimborso integrale alle società di nuoto dei corrispettivi da queste anticipate, a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa nominativi e tracciati. Da tale data sono state regolarizzate le corresponsioni agli istruttori per il periodo 21 febbraio-31 marzo 2017 ed assunto impegno di spesa per il costo di tali compensi sino al termine della stagione 2016-2017, quindi si è dato seguito all'impegno preso di farsi carico del pagamento agli istruttori, individuando le relative risorse. In data 21 febbraio 2017,
Le società sportive Libertas Novara, Waterpolo Novara e Natazio hanno comunicato via mail l'interruzione dell'attività didattica degli istruttori per difetto di organizzazione. La definizione della situazione relativa al periodo antecedente, alla data del 21 febbraio, sia per quello che riguarda i compensi degli istruttori, che per quello che riguarda il costo delle corsie, è oggi oggetto di analisi per trovare una soluzione ad un percorso amministrativo di regolarizzazione. E quando dico di regolarizzazione rispetto al passato. In data 7 ottobre 2015 è stato stipulato un accordo tra rappresentanti del Comune di Novara e la Federazione Italiana Nuoto Piemonte per l'utilizzo di spazi nuoto dell'impianto da parte delle società sportive, con applicazioni di tariffe difformi rispetto a quelle deliberate dal Consiglio Comunale con delibera 96 del 27 ottobre 2014 e vigenti per le stagioni 2015-2016 e 2016-2017. Tale accordo faceva seguito ad analogo accordo stipulato con la Federazione per la stagione 2014-2015 il 27/9/2014 ed applicato per tale stagione già in difformità della delibera di Consiglio Comunale 96-14. Entrambi gli accordi non risultano essere stati autorizzati né ratificati da alcuna delibera comunale. Ecco perché non si è dato seguito. Con determina numero 62/2015 del 20 ottobre 2015 si dava atto dell'avvenuta stipula della convenzione del 7 ottobre precedente e che il Comune avrebbe riconosciuto alle società aderenti un contributo di euro 11 per ogni ora di attività svolta con proprio personale ed attrezzature e con le modalità stabilite per i corsi di nuoto del Comune di Novara. Tali corrispettivi sarebbero stati versati dalle società nella medesima misura anche per la stagione precedente, senza alcun atto amministrativo di formalizzazione. Non risultano essere stati effettuati impegni di spesa per il versamento di tali, virgolette, contributi, che alle risultanze risulterebbero essere stati compensati con quanto dovuto dalle società per gli affitti spazi nuoto per le stagioni 14-15 e 15-16. Mentre per il periodo settembre 2016-dicembre 2016 non risulta essere stato né richiesto né versato alcun importo per l'affitto degli spazi acqua. Sostanzialmente la nostra amministrazione rispetto a questa stagione agonistica non ha ancora proceduto, proprio perché era nella fase di verifica, di conformità e di regolarizzazione di quelle che sono state le cosiddette convenzioni con la federazione, a richiedere gli importi tariffari, proprio per capirne l'effettivo, regolare e puntuale inquadramento. Per la stagione 2015-2016 non risulta sottoscritto alcun accordo analogo a quello stipulato per le precedenti due stagioni e i corrispettivi sarebbero stati versati agli istruttori da parte delle società di nuoto con le modalità adottate per le precedenti due stagioni fino al 31/12/2016. In data 30 marzo 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale, la 23/2017, è stato modificato a decorrere dal 31 marzo l'impianto tariffario e rimodulato formalmente il costo affitti spazio acqua, se vi ricordate, in riferimento alle società che svolgono allenamenti per l'attività agonistica. Sulla base di quanto esposto, l'amministrazione sta procedendo all'individuazione di un percorso amministrativo di riordino della situazione credito debitoria relativa alle società di nuoto e creditoria relativa agli istruttori, con l'adozione di specifici atti deliberativi di competenza consigliare e di regolarizzazione finanziaria e contabile. Già nel corso della settimana scorsa, come ultimo aggiornamento del motivo per cui è superata la questione del ricevere i compensi che erano attesi da parte degli istruttori, già nel corso della settimana scorsa è stata acquisita la disponibilità delle società per la regolarizzazione dei compensi degli istruttori per il periodo settembre 2016-20 febbraio 2017. Quindi se il 21 febbraio l'amministrazione diceva ce ne facciamo carico noi, comunque anche per il periodo precedente è stato trovato un accordo di presa in carico con la stessa modalità di regolarizzazione e di rimborso diretto di quanto è stato corrisposto, sarebbe stato corrisposto o deve essere corrisposto per le attività degli istruttori. Quindi assunto impegno di spesa per il costo di tali compensi che verranno liquidati nei prossimi giorni, non so se alla data odierna sono stati liquidati, ma se così non fosse siamo nella quasi contemporaneità
della chiusura delle cose. Qui c'è la risposta scritta, quindi nella sostanza in estrema sintesi, rispetto ad una serie di difformità che si sono verificate tra le sottoscrizioni di convenzionamento, che non hanno poi visto degli atti consigliari come per competenza di relativo inquadramento e di conseguenza di puntualità, in questa stagione sportiva non si è proceduto come nelle stagioni sportive precedenti e non si è certamente riconfermato quel tipo di convenzione, ancorché in assenza di un atto madre che fosse autorizzativo. Per contro, conosciuti i problemi che investivano gli istruttori, ci si è fatti carico di far sì che loro, essendo a servizio della scuola nuoto comunale, potessero avere le relative corresponsioni, e ciò è avvenuto con la presa in carico diretta. In prima istanza si riteneva di poter effettuare una collaborazione, in subordine verificato con l'ufficio del personale che questa nei tempi non sarebbe stata in linea con le necessità e i bisogni di pagamento, e soprattutto che sarebbe intervenuta in termini di piano assunzionale e quindi avrebbe di molto complicato anche tutte le altre attività di sviluppo e di riorganizzazione del personale, la presa in carico diretta ha significato individuazione delle risorse, pagamento con accordo da parte delle società di nuoto e quindi riconoscimento di quella spesa, ma in questo caso sì con individuazione della spesa e con relativi atti conseguenziali. Per contro, rispetto al passato, la più recente delle convenzioni sottoscritte reca la firma del dirigente, dell'assessore e del presidente della FIN, e siamo nel 2015, e solo successivamente una determina da parte del dirigente, ma ribadisco, quello che è mancato in questo percorso era che fosse il soggetto titolato, ovvero il Consiglio Comunale, a determinare le tariffe e quelle modalità di pagamento. Grazie. Sì, grazie Assessore Perugini. Prego, Consigliere Pirovano. Grazie Presidente, grazie Assessore. Intanto, Assessore, devo dire che io sono parzialmente soddisfatto perché nella sua risposta si evince chiaramente che questa interrogazione l'ha sollecitato ad andare a approfondire un tema che probabilmente voi avevate in qualche modo, non dico sottovalutato, ma non preso in carico per quello che era il suo effettivo valore. E mi spiego perché. Perché lei stesso mi dice che da settembre a sostanzialmente a oggi le società di nuoto non hanno ancora versato un euro, da settembre 2016 a oggi sostanzialmente lei ci ha detto che le società di nuoto non hanno ancora versato un euro nelle casse del comune. Questo perché? Perché è vero che noi, la precedente amministrazione aveva fatto un accordo con le società di nuoto, con la federazione, ma questo era per la stagione 2015-2016, questa collaborazione finiva maggio 2015, se non ricordo male. Sicuramente da settembre, Presidente, era una nuova stagione, era da rifare casomai una nuova convenzione, lei ha ritenuto di non doverla fare, ma va benissimo, cambiando l'amministrazione sì. No, Presidente, però Assessore Perugini, Assessore, io non ho interrotto. Assessore Perugini, le chiedo di cortesemente di stare in silenzio, perché il consigliere Pirovano non sta rispondendo, e quindi grazie. Ho anche poco tempo per rispondere. Il tempo no, non gliel'ha toccato nessuno, consigliere Pirovano. No, ma dicevo, non volevo prendere troppo tempo. Io voglio veramente dire questo, Assessore, lei sicuramente, e su questo ne sono consapevole, ha fatto come dire, un approfondimento preciso, puntuale, e sono contento che grazie anche a questa sollecitazione lei ci ha detto che sostanzialmente ha risolto il problema del pagamento degli istruttori, che era la cosa che personalmente mi premeva di più. Perché? Perché ci sono delle persone che hanno lavorato, il comune ha incassato da questo lavoro, perché non dimentichiamo che tutto l'incasso della scuola di nuoto va al comune, per cui è giusto che queste persone ricevano il loro compenso, e per questo io sono molto contento. Probabilmente se non si creava questo vuoto che andava dai primi di gennaio al 21 febbraio non sarebbe neanche stata fatta questa interrogazione, per cui meno male è stato risolto questo problema. Adesso abbiamo visto che c'è comunque una delibera che va di indirizzo, che comunque andrà a una gestione diversa, io mi auguro di no,
per quanto riguarda la scuola di nuoto, ma questo lo vedremo successivamente e vedremo quali sono i criteri che verranno applicati. Per cui, Assessore, per quanto mi riguarda sono parzialmente soddisfatto da una parte perché avete risolto il problema. La parte che mi convince meno è perché lei comunque ha sempre detto che stava facendo ordine nel disordine, però da quello che ho capito da settembre a oggi abbiamo dovuto forse con questa interrogazione correre per sistemare questa situazione. Ricordo che a settembre già la responsabilità della gestione della piscina non era della vecchia amministrazione, ma amministravate già voi, la convenzione era già scaduta con la stagione 2016, perciò maggio-giugno, per cui quando chiudevano i corsi di nuoto da settembre, come dire, la responsabilità è completamente in capo a voi, non si può sempre dare le responsabilità del passato. Grazie. Assessore Perugini, per favore. Grazie consigliere Pirovano. Assessore Perugini, per favore. Assessore Perugini, non mi faccia No, però è così. Prego consigliera Paladini. Volevo aspettare che finisse la querela. Ma è così. Ok. Presidente, provo a fare una mozione d'ordine per rispetto a chi ci sta seguendo da casa e anche per rispetto dell'aula. Da casa non si sente lo streaming, mi hanno appena informato Aspetta, Presidente, vi faccio arrivare. Siccome ho chiesto spiegazioni, io ho la fortuna di avere l'interlocuzione alla mia sinistra, che è sempre un bel posto dove stare. Dipende dai punti di vista. Sì, assicuro. Ti farò sorvedere presto, Matteo, non ti preoccupare. Creda che basta. Mi faccia finire, Presidente, no, ma stavo su altri temi. No, ma mi creda, volevo dirle che è a sua sinistra, ma se gira la seggiola di 360 gradi è alla sua destra. Perfetto. Ci ho detto, siccome poi discuteremo anche una mozione che non riguarda soltanto Novara, ma riguarda dei territori limitrofi e magari ci seguiranno anche dei comuni vicini, le chiedo se è possibile sospendere ora, permettere di ripristinare il servizio da casa perché c'è bisogno di fare una saldatura e riprendere nel momento in cui... che manca... il problema però è serio, adesso non è una questione di polemica, manca... non c'entra niente l'ufficio tecnico ovviamente, però ripristinare l'audio a casa per permettere a tutti di seguirci e ricominciare allora, poi... Allora, ho avuto segnalazioni anch'io e sarei intervenuto alla fine della risposta, della soddisfazione del consigliere Pirovano per dire questa cosa. Lei mi ha preceduto, volevo capire... Ormai siamo... siamo simbiosi. Volevo capire dal tecnico... qual è il problema? Perché comunque lo streaming deve andare in onda e la gente da casa deve sentire. Cioè, quindi mi sta dicendo che da qui fino alla pausa pranzo non si sentirà? Questo è quello che sto dicendo. Quindi lei chiede di sospendere il consiglio adesso? Non lo so, sto facendo una valutazione con voi per capire come fa a funzionare bene l'aula. Sicuramente la mozione su Carpignano discutere senza streaming non è il male. Ma no, ma al di là delle emozioni anche le interrogazioni, cioè voglio dire. Cioè, peccato. Peccato. È stato. Io. Ma lo streaming per. Quindi voglio capire. No, lei mi ha posto il problema, io l'unica cosa che posso fare è democraticamente il problema rigirarlo all'aula e che l'aula decida, perché non è che posso decidere io, cioè è l'aula che decide se andare avanti sui lavori del consiglio o aspettare che si ripristini lo streaming, perché qualunque decisione prenda io, cioè... Però sinceramente sospendere i lavori del consiglio finché non ripristinano l'audio mi sembra una cosa... Cioè, ha detto il tecnico che fino alla pausa pranzo non sono in grado di... Se non sono in grado di sistemarlo, allora vieno male. E consigliere Gagliardi, ho capito cosa c'è, sospendiamo il consiglio. È quello che dicevo io. Sono tutte le interrogazioni e... Allora, le emozioni, noi abbiamo ancora un quarto d'ora di interrogazioni. Facciamo così, alla fine delle interrogazioni facciamo il punto.
minuto, perché sennò stiamo prendendo troppo tempo, eh? Allora passiamo all'interrogazione numero 174 presentata dalla Lega Nord. Mi ha chiesto il consigliere Franzinelli di illustrarla lui, e quindi do la parola al consigliere Franzinelli. Chiedo però cortesemente di fare silenzio in aula, perché veramente è difficile. Prego, consigliere Franzinelli. Consigliera Paladini, per cortesia. Ecco, ci siamo. Io però, scusi, io chiedo, Pirovano, signor sindaco, uscite, perché i lavori del consiglio devono andare avanti. In questo clima non va avanti nulla. Chiedo cortesemente un po' di silenzio per consentire al collega Franzinelli di illustrare l'interrogazione. Prego, consigliere Franzinelli. Grazie. Grazie, presidente. Ma questa interrogazione relativa alla manutenzione del verde cittadino nasce evidentemente da un problema che è davanti agli occhi di tutti. Vi sono chiare criticità nella gestione del verde. Nasce dalla volontà quindi dei proponenti di avere il punto della situazione e dalla volontà e disponibilità dell'assessore nel fornirlo proprio in ambito pubblico attraverso l'aula del Consiglio Comunale. Quindi un problema che deve essere evidentemente chiarito. Sappiamo tutti che questo appalto, questa gestione è stata affidata tramite bando di gara a una ditta che ha vinto il bando. Era un appalto, ma credo lo dirà poi l'assessore, se vogliamo omnicomprensivo, nel senso che aveva al suo interno tutta la gestione e la manutenzione del verde cittadino. È chiaro, ed è fino ad ora perlomeno, che le criticità riguardano un po' tutta la gestione di questo verde, e quindi da queste considerazioni nascono le domande che nell'interrogazione sono poste in questi termini all'assessore. Quando sono stati assegnati i lavori alla ditta che ha vinto il bando, se i disguidi, l'interrogazione risale un mese fa, ma i disguidi continuano tuttora, se i disguidi e i vari rallentamenti sono contingenti, quindi sono momentanei oppure no, e qual è il cronoprogramma da adesso in poi di questa azienda che ha vinto l'appalto, e se la stessa ditta, visto che il capitolato prevede comunque che possano essere affidati fino al 30% del valore dell'appalto anche subappalti a ditte terze, se se ne sta usufruendo, per cercare evidentemente di coprire tutte le manchevolezze che questa ditta evidentemente ha. Grazie, presidente. Grazie. Franzinelli, assessore Bezzi. Ok, grazie. Intanto voglio ringraziare i consiglieri che hanno presentato questa interrogazione, perché mi consentono di spiegare pubblicamente e quindi di chiarire pubblicamente quella che è la situazione, che presenta delle criticità. Per quanto riguarda la prima domanda, vi faccio un attimo l'excursus della gara per spiegarvi un po' com'è nata. Gli elaborati tecnici sono stati approvati a novembre del 2016, il 4 novembre, il bando il successivo 25, acquisiti tutti i pareri. La gara e la scadenza dell'offerta, quindi il termine per la scadenza dell'offerta, scadeva il 9 gennaio del 2017, si trattava di un servizio sopra la soglia comunitaria, gestito come offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo le verifiche delle domande, il soccorso istruttorio che si era reso necessario, le approvazioni dei verbali, la pubblicazione degli ammessi e degli esclusi, avvenuta con determina del 31 gennaio, è stata aperta l'offerta economica il 6 febbraio del 2017. Ci sono state una serie poi di sedute, quindi verbali di gara il 10, il 24 e il 27 gennaio 2017 con relativa pubblicazione. È stata nominata la convenzione d'esame dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la determina del 24 gennaio 2017 e sono seguite una serie di sedute il 6 e il 7 di febbraio.
La ditta vincitrice ha presentato un'offerta anomala, quindi è stato necessario attivare la procedura per la verifica dell'anomalia con richiesta inoltrata il 7 febbraio del 2017. Nei termini di legge, quindi il 22, sono pervenute le richieste, i richiesti giustificativi che sono stati successivamente esaminati e sono state ulteriormente richieste delle integrazioni con successivo riscontro in contraddittorio il 1 di marzo. Con determina del 2 marzo si è arrivati finalmente all'aggiudicazione definitiva che veniva comunicata ai concorrenti il 3 marzo. Da questa data è decorso il termine di 35 giorni dello stand still che scadeva quindi il 7 di aprile e il successivo 12 di aprile è stato possibile consegnare i lavori. È stata una gara particolarmente lunga che ha comportato quasi 159 giorni di percorso. Sin dalla consegna del servizio si sono manifestate da subito delle inadeguatezze e delle inadempienze da parte dell'impresa aggiudicataria, tra cui in particolare la mancata presentazione del cronoprogramma che è stato nel tempo ripetutamente richiesto dagli uffici. Ciò ha reso sin da subito necessario una costante attività di integrazione, stimolazione e monitoraggio, oltre che di verifica successiva, da parte dell'ufficio preposto. Sono state convocate numerose riunioni, non meno di una quindicina, ed incontri con la ditta, in cui in alcuni casi hanno partecipato sia la sottoscritta che direttamente il sindaco. Il tutto ovviamente al fine di stimolare un miglioramento e un recupero di quella che era inizialmente un ritardo e una difficoltà che poteva giustificarsi per il fatto che la ditta comunque era nuova sul territorio e quindi magari non aveva perfettamente cognizione dell'attività da svolgere. Oltre che da fattori climatici particolarmente complessi che hanno accelerato la ripresa vegetativa quest'anno. Sono state convocate tra le riunioni, diciamo, di cui facevo cenno un attimo fa, in particolare si segnalano alcune riunioni le più significative, che sono le riunioni specifiche sulle attività del servizio che si sono tenute il 19 aprile, il 21 aprile e il 2 maggio. Riunioni di coordinamento per il Duvri il 12 maggio e per la sicurezza con gli operatori della ditta l'11 maggio del 2017. In assenza del cronoprogramma che continuamente la ditta non ha fornito, il servizio ha dovuto intervenire nuovamente e quotidianamente per accompagnare gli operai nelle attività, per monitorare lo svolgimento delle operazioni, intervenire con richieste e prescrizioni che sopperissero queste mancanze, cercando di meglio orientare e rendere più efficiente il servizio, nell'obiettivo di portarlo a standard qualitativi e di tempistica ritenuti adeguati. Ciò nonostante le risposte operative della ditta sono stati tali da non compensare i ritardi e le inadeguatezze riscontrate, anche per la discontinuità con cui veniva gestito e garantito sul territorio la presenza del personale e dei mezzi. Il servizio, preso atto della situazione, in data 4 maggio 2017, interveniva con il primo ordine di servizio ufficiale, intimando un nuovo diserbo del cimitero urbano, che, come tutti avete potuto, ahimè, constatare, non ha avuto successo perché il primo era stato fatto il 21 di aprile, ma anche per un problema legato ai nuovi diserbanti che la Regione Piemonte ha imposto, escludendone altri più noti, diciamo, e quindi più garantiti, non aveva funzionato, era stato fatto il 21 di aprile, ma di fatto non aveva attecchito. Quindi è stata disposta l'immediata esecuzione di un nuovo diserbo, che è stato effettivamente eseguito dalla ditta, con risultati decisamente migliori. In data successiva, 10 maggio, veniva trasmesso il secondo ordine di servizio, perché nonostante il primo, le verifiche hanno consentito di accertare ancora delle inadeguatezze, in cui si contestava la mancanza di macchinari adeguati per un corretto taglio dell'erba corraccolta, circostanza già contestata nel verbale del 2 maggio. Si intimava pertanto all'impresa di adeguare il parco mezzi entro l'11 maggio successivo e nuovamente veniva richiesto il cronoprogramma dei lavori che non è stato fornito. In data 24 maggio, stante il perdurare delle carenze rilevate, veniva trasmesso il terzo ordine di servizio, nel quale è stato constatato il notevole ritardo sulle attività da effettuare più o meno su tutta l'attività e su tutto il territorio comunale e a livello trasversale tra le varie tipologie di intervento. In particolare sono stati registrati ritardi sul taglio dell'erba, il mancato avvio del taglio delle siepi,
dei diserbi, dei marciapiedi, la trinciatura delle banchine stradali, delle aree incolte, il ritardo nella eradicazione delle piante residue nelle aree cimiteriali diserbate, il mancato avvio della manutenzione completa dei roseti, tranne uno che è Largo Bellini, ma che in realtà rientrava nelle migliorie, quindi era fuori dal programma normale. Venivano pertanto scadenziate con appunto l'ordine di servizio citato le attività da svolgere nelle settimane successive e vi faccio il dettaglio. Portare a termine l'intero taglio dell'erba in essere entro e non oltre il 16 giugno 2017 ed effettuare l'operazione di stralcio dei prati con raccolta delle risulte nei modi descritti nel capitolato di servizio. Si ricorda che la lavorazione non può essere effettuata tramite taglio mulching se non sulle aree concordate e comunicate. Portare a termine l'intero taglio siepi entro e non oltre il 23 giugno 2017. Portare a termine l'intero diserbo dei marciapiedi cittadini entro e non oltre il 30 giugno 2017. Portare a termine l'intero trinciatura delle banchine stradali entro e non oltre il 16 giugno. Portare a termine l'intera trinciatura delle aree incolte entro e non oltre il 30 di giugno. Portare a termine il primo intervento completo di diserbo e la relativa eradicazione delle erbe infestanti dei cimiteri entro e non oltre il 16 di giugno. Portare a termine la scerbatura manuale ed eventuale potatura, se necessaria, dei roseti entro il 23 giugno 2017. Questo per quanto riguarda l'attività ordinaria, quindi questi lavori sono ovviamente in corso, le tempistiche sono tassative, al termine di queste tempistiche verrà effettuato un sopralluogo ufficiale che verificherà lo stato dell'opera e ovviamente in caso di inadempimenti verranno applicate le penali previste e si adotteranno i provvedimenti conseguenti al fine di garantire, ovviamente questo è l'obiettivo primario, il miglior livello qualitativo possibile. Situazione analoga si sta verificando per le migliorie, perché anche sulle migliorie offerte in sede di gara abbiamo notato rilevanti carenze. Quindi è in corso di invio un ordine di servizio che riguarda la puntualizzazione anche delle migliorie. Per quanto riguarda l'ultima domanda, che è quella relativa al subappalto, nonostante le richieste da parte dell'amministrazione, il subappalto ad oggi non è stato attivato. Ovviamente anche questo verrà valutato complessivamente. Io credo di avere detto più o meno tutto. Sono ovviamente a disposizione di chiunque volesse fare delle domande o volesse ulteriori chiarimenti e oltre a me sono a disposizione anche i servizi che sono più che lieti di fornire ogni eventuale ulteriore integrazione. Grazie a tutti. Grazie. Prego, consigliere Franzinelli. Sì, grazie assessore per le amplissime e chiare delucidazioni che ha dato sul problema. Abbiamo capito, credo sia evidente, che è un po' caduto addosso a tutti il problema, ma questo introduce e introdurrebbe probabilmente un discorso ancora più ampio, che è quello dell'affidamento dei lavori a ditte che vincono evidentemente le gare, gli appalti, e che poi risultano totalmente inadeguate. Questi sono problemi che non sono solamente burocratici, economici e finanziari, ma sono veramente ricadono sulla qualità della vita poi dei cittadini. Quindi la ringrazio proprio per la sensibilità che ha dimostrato sull'argomento. Ovviamente occorre da adesso in avanti essere chiari e precisi anche con la ditta, come lei ha giustamente detto, che deve ottemperare nei tempi prestabiliti, altrimenti i provvedimenti, come ha anticipato, dovranno essere presi. Ovviamente sono soddisfatto e siamo soddisfatti per la risposta. Grazie. Grazie, è finita l'ora di interrogazioni. Prego, consigliera Paladini. Siccome l'ho già chiesto in precedenza e siccome le risposte non riguardano i singoli consiglieri che fanno l'interrogazione,
Le chiedo nuovamente, quantomeno se è possibile, almeno al primo firmatario, di ricevere la risposta via mail, perché è importante avere traccia di quanto viene risposto in aula. No, non mi riferivo alla sua interrogazione in particolare, mi riferisco a tutto il modo di operare, perché... cosa? No, ma non è per lei, e io ho fatto richiesta al Presidente in generale, perché la settimana, due settimane fa abbiamo fatto circa due reinterrogazioni, abbiamo fatto come gruppo del PD circa 20 interrogazioni e non abbiamo ricevuto neanche, abbiamo ricevuto due risposte da Bongo per iscritto. Siccome è importante avere traccia, più che avere il cartaceo, sarebbe veramente importante avere una mail per avere poi la documentazione agli atti da poter utilizzare anche per poter verificare, in questo caso sarebbe il 16 giugno, in un altro caso in un'altra data, se quanto risposto in aula corrisponde al vero o al fatto. Grazie. Allora, io la ringrazio per la segnalazione che aveva già fatto l'altra volta e che avevo già fatto presente anche alla segreteria generale. Comunque, a scanso di equivoci, faremo partire subito una lettera a tutti gli assessori, nella quale la Presidenza chiederà di inviare sempre la prima risposta alla scritta, risposta scritta al primo firmatario della mozione. Manderemo una lettera a firma del Presidente del Consiglio su indicazione del Presidente, che a tutti i firmatari, al primo firmatario arriverà sempre la risposta scritta. Poi, allora adesso fatemi capire, come siamo con l'audio? Non c'è audio. E quindi fino all'una non siamo in grado di sistemarlo? Eh? No, perché io andrei avanti con i lavori, non mi sembra il caso di sospendere il consiglio fino alle 2:30 perché non c'è l'audio, cioè mi sembra una roba, eh? Non ho capito. Consigliera Maccarro, sospendiamo prima e riprendiamo prima. Se riprendiamo prima è all'1:30, se non è a posto il pezzo. Perché voi spegnete lo streaming e intervenite prima? Facciamo. Ma non è più un consigliano consiglio comunale. No, ma non si può fare un'altra ora di interrogazioni, perché comunque era un'ora, poi alcuni assessori non ci sono, quindi non sapevano che... cioè non... Ma come facciamo a sospendere alle 11? Ma come facciamo a sospendere? Va bene, sospendiamo 5 minuti con i capigruppo e prendiamo una decisione, grazie. Thank you.
Se rientrate in aula per cortesia. Ma tu hai capito stamattina cosa sta succedendo? Chiedo cortesemente ai consiglieri di rientrare in aula e sedersi. Devo spiegare al Consiglio che cosa è stato deciso nella riunione di Capigruppo. Chiedo cortesemente ancora una volta ai consiglieri di accomodarsi in aula, per favore. Allora, nella conferenza di Capigruppo abbiamo deciso di sospendere il Consiglio perché i gruppi consigliari hanno rappresentato l'esigenza di discutere le mozioni solo in possibilità di avere, con la possibilità di avere l'audio, perché comunque ritengono giusto che da casa o chi debba seguire possa sentire la discussione con l'audio. Quindi, siccome l'audio in questo momento non c'è, anticipiamo la sospensione del Consiglio e riprendiamo alle ore 14, confidando che da qui alle 14 l'audio venga ripristinato. Grazie. No, lo so.